Gli studenti della diocesi di Vanlo della Lucania hanno incontrato il vescovo, Sua Eccellenza Ciro Miniero, alla Sala della Comunità La Provvidenza. Un momento importante, quello vissuto a Vanlo, che ha permesso di leggere nel cuore dei ragazzi, attraverso anche le testimonianze che sono state raccolte, gli stimoli per vivere con pienezza la loro vita. Il titolo era proprio quello di trasfigurare, un verbo che invita a ricercare dentro di sé quella spiritualità e quella presenza di Dio che anche attraverso le testimonianze raccolte è venuta fuori oggi a Vallo della Lucania. Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, un momento bello vissuto con i ragazzi per leggere nel loro cuore per aiutarli a vivere con profondità la loro vita. È un momento che oramai viviamo da diversi anni, proprio perché nel confronto, nell'ascolto, possiamo sentire di più la forza dell'altro e la scuola porta con sé questa missione, no? Stare con gli altri per crescere insieme e conoscere le nostre origini, la nostra realtà e proiettarci poi nel futuro. È un momento bello che ogni anno si ripete. Oggi sono stato fortunato a venire qui a Vallo della Lucania, è la prima volta che metto piede in questa terra, ma vedere 500 ragazzi che con tanto attenzione hanno ascoltato degli adulti che parlavano è stato commovente. E come dicevo loro, il vero spettacolo oggi sono i ragazzi. E tutti dicono ai ragazzi, man mano le varie generazioni peggiorano. E invece il problema non è dei ragazzi, ma di noi adulti, che non siamo più capaci di vedere la bellezza che sta in loro. Dicevo ai ragazzi, non credete in coloro che vi dicono che voi dovete cambiare, perché è l'adulto che deve cambiare cercando di riuscire a vedere tutto ciò che di bello e di buono c'è in ciascuno di voi. Qual è l'augurio che possiamo fare ai ragazzi? Io ai ragazzi auguro quello che auguro a me stesso, la felicità, auguro loro di essere felici, però per poter essere felici bisogna coltivare dei rapporti umani laddove degli uomini, delle donne, adulti possano essere realmente, come dire, dei segni di una possibilità di speranza, di certezza anzi, per la vita. E quindi io auguro loro la felicità, così come alcuni l'hanno forse magari può darsi sperimentata anche oggi, perché vedersi trattati in questo modo, in modo così umano, penso che rincuori ognuno e faccia sperare, apra il cuore alla speranza. Momento saliente, credo, anche per la sua valenza di raccordo tra le varie istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Ecco, al Vescovo sta a cuore questa iniziativa che noi ogni anno, a mo' di inaugurazione, oggi di riflessione, proponiamo a tutti gli istituti presenti sul territorio della Diocesi di Vallo della Lucania. È un incontro ormai tradizionale. Da diversi anni il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania organizza questo incontro con gli studenti delle classi prime, ben venga questo tipo di incontri, anche perché sentire la voce dei protagonisti, diciamo così, del territorio, appunto la diocesi di Vallo della Lucania, sia importante. Che cosa vi portate dentro dopo questa esperienza? Allora, è stata assolutamente un'emozione bellissima, cioè delle cose molto toccanti e credo che si possa rifare un'altra volta. C'è stato un incoraggiamento forte a vedervi come protagonisti della vostra vita con tutto il bello e il bene che avete dentro. Queste parole che cosa significano per voi? Ma sicuramente delle parole di conforto per tutto, diciamo, per la scuola, per tutto quanto. Siamo dei ragazzi fortunati ad avere le possibilità di fare questi incontri perché lui ci ha raccontato di alcuni ragazzi che appunto purtroppo magari erano stati in carcere oppure avevano perso i genitori e noi invece siamo qui oggi che appunto abbiamo la possibilità di diciamo crescere tramite queste esperienze. E noi ragazzi siamo una risorsa anche per gli adulti a volte, come ha detto anche appunto il professore, quindi noi possiamo dare a loro tanto, ma anche ovviamente il vescovo ci può insegnare tanto a noi. E si spera che questa esperienza al più presto si possa rifare. Grazie.